Eccoci qua con il secondo step della nostra scatola a libro, un portaconfetti. Se vi ricordate, la volta precedente abbiamo creato sia la scatola interna che la copertina. Questa è la scatola interna, come vedete ha le linee tratteggiate dove poi farà il tratteggio per essere piegate, mentre queste linee qui, da qui a qui, da qui a qui e idem da questa parte, verranno tagliate in modo che quando andiamo a costruirla, ad assemblarla, qui saranno, queste linguette saranno libere. Ora concentriamoci sulla copertina. Visto che questa è una scatola portaconfetti e diciamo che facciamo un portaconfetti per un matrimonio, io vado a scrivere in questa parte qua. Mi raccomando, tenete il foglio della nostra base in trasparenza per vedere i quadrati e i numeri, perché poi quando andremo a scrivere dobbiamo sapere dove la scritta viene posizionata. Perché se vi ricordate anche nel tappetino abbiamo questi riferimenti. Quindi ora andrò a scrivere insieme per la vita. Insieme per la e vita la mettiamo sotto. Ora ci andiamo a scegliere, intanto per vedere meglio lo mettiamo da questa parte, andiamo a sceglierci un bel font, quindi dalla finestra dello stile testo andiamo a sceglierci un font, selezioniamo e andiamo a vedere il font che ci piace. Andiamo a trovare un font. Se qui non avete dei font che vi piacciono, potete benissimo andare a cercarli con Google. Io metto questo font qua. Ed è questo perché mi piace molto, vedete? E si addice molto per la scritta che voglio fare. Allora possiamo decidere di metterlo in questo modo, oppure vogliamo posizionare noi la nostra scritta. Andremo poi a separare, ma prima di fare questo dobbiamo metterci il riempimento, perché sapete che quando andiamo a scrivere non voglio gli spazi bianchi. Quindi come facciamo? Andiamo su schizzo qua, finestra bozza, apriamo, mettiamo uno schizzo, scusate, dobbiamo sempre selezionare. Mettiamo uno schizzo e portiamo la spaziatura a 0. Ed ecco qua, vedete che la nostra scritta è venuta bella piena. Ora facciamo, selezioniamo, separiamo e ora ci andiamo. Scusate, mi sono dimenticata, dobbiamo unire ogni scritta, unire, raggruppo. Anche questa, facciamo questa prima, raggruppo. Sposto in giù per poi raggruppo. Ora andiamo a posizionare sulla nostra scatola come vogliamo mettere la scritta. Diciamo che a me va bene in questo modo così, oppure mettiamo qua. Benissimo. Vi ricordate che quando andremo a posizionare il nostro cartone
Tra l'altro vi dirò che facciamo prima la scritta e poi andremo a tagliare. Io ho detto che facevo 3 video, ma la facciamo in 2 video. Quindi il primo che abbiamo già fatto è questo. Allora, come ho detto, prima di tagliare andremo a fare la scritta e poi in un secondo tempo andremo a ritagliare. Però voi vi dovete ricordare di mettere la vostra la carta o il cartoncino, poi vi farò vedere, diciamo fino all'8 e in fondo fino al 13 per essere sicura. Ok? Poi vi farò vedere cosa intendo dall'altra visualizzazione. Bene, ora passiamo appunto all'altra e andremo a mettere il penholder con la penna. Io userò una penna della Stadler, che è una penna permanente. Voi potete usare sia le penne che trovate su Creativamente Plotter oppure delle vostre penne con il penholder. Bene, ora passiamo all'altra visualizzazione. Ah, scusate, mi sono dimenticata. Prima di passare all'altra visualizzazione, vi devo fare vedere come settare per prima cosa. Accendo la macchina perché altrimenti non mi vede nessuna lama. Per prima cosa, come ho detto, dobbiamo fare la scritta. Quindi io metterò. Adesso me lo deve riconoscere. Ok, ora c'è la lama, io metterò, mettiamo schizzo, quindi andrò a scegliere il pen, ok, scusate, questo. Ora per fare prima la scritta, adesso un attimo che mi... ok. Faccio questo, seleziono e faccio non abbozzare. Seleziono questo. E faccio non abbozzare. Ora vedete che tutto questo è spento e questo invece rimane bello acceso. Quindi andremo prima a fare questo, ora andiamo a fare la scritta. Quindi ci vediamo dall'altra parte. Bene, ora passiamo a scrivere il pezzo e poi a tagliare. Vi faccio vedere due o tre carte, me ne sono arrivate tantissime, vedete, da Simone, guardate. Questa è quella che ho fatto la prova, dopo vi faccio vedere, ed è questo, non so se leggete, c'è scritto Sirio Perla Arium. Poi ho questa, sempre perlata, vedete la scritta. Questa è bianca, poi c'è questa rosa, che anche questa è molto bella. Poi c'è Craft, Color Craft, Tintoretto. Poi vi metto comunque il link dove trovate questi cartoncini. Come detto, io lo faccio del colore che ho fatto alla prova, vedete, questa è la scatolina. Andremo a scrivere questo. Io poi qui viene chiusa da un nastro e aperta, ed ecco la scatolina porta confetti. Logicamente dopo ci starà il sacchettino dei confetti. Ho già messo la carta, il cartoncino, vedete che arriva fino al neanche al 12, perché se vi ricordate nel software dobbiamo ricordarci bene dove verrà scritto per poi venire, cioè quando taglieremo non tagliamo anche la scritta. Mi raccomando,
Ora inserisco, anzi, prima mettiamo, togliamo questa e inseriamo la penna. Io userò questa, l'adattatore e il pen holder. Vi ho già fatto altri video sul pen holder, eh? Io inserisco la mia penna. In questo caso è un della Stadler ed è un pennarello permanente, però anche Simone ha le penne nel sito, poi vi metterò il link anche di quello. Lo mettiamo nello slot 1, mi raccomando, e come vi ho fatto vedere andremo a già abbiamo settato nel software e andremo a inserire la nostra carta, il nostro cartoncino, in questo modo, mi raccomando. Adesso ho poco posto qui, ma sto cercando di farmelo. Ora do invia. E vedrete che mi andrà a fare la scritta. Ecco, ora ha finito. Mi raccomando, non togliete niente e andiamo a tagliare il cartoncino. Quindi andiamo ancora nel software, vi faccio vedere e poi ritorniamo qui a tagliare. Ok, una volta che abbiamo scritto, dobbiamo impostare la lama. Dobbiamo togliere le scritte da non ritagliare, tutte e tre, e selezioniamo le scatole e facciamo taglia in questo modo. Ora cambiamo la lama. E do invia per tagliare. Ok, ha finito e vedete che ha scritto e poi tagliato e andremo ad assemblare il tutto. Ok, ora abbiamo tagliato, togliamo dal nostro tappetino e togliamo i pezzi. Bene. Ora che abbiamo tolto i pezzi, andiamo ad assemblarli. Vedete che qua dove avevamo tagliato per fare la linguetta mobile. Ok, andiamo a piegare i nostri pezzi, scusate, in questo modo. Facciamo prima tutte le piegature dove ci sono
i tratteggi, in questo modo, così e così. Diamo la forma della scatolina. Ora andiamo ad assemblarla, quindi chiudiamo prima i pezzi, prima tiriamo su dal centro, in questo modo facciamo. Mettiamo le linguette dentro, questo lo portiamo in questo modo, così, vedete? In modo che la scatolina si chiuda bene e pulita, prima le due parti piccole in questo modo per bloccare, vedete? E poi infine questo, vedete che viene una scatola ben rifinita dentro, non si vedono le linguette. Ora andiamo a piegare la copertina della scatola, diciamo, in questo modo, dai tratteggi. Poi, scusate, qui mi è venuto per colpa mia, perché ho toccato la macchina e mi ha strisciato il colore, però vi assicuro che non viene. Prendiamo una pinza che fa un foro, per esempio io ne ho diversi, questo fa a farfalla, questo fa quadrato, questo tondo piccolo, io uso questo per farlo il più grande, vedete? Questa è della Weir Memory Keepers e faccio un buco in mezzo, conto 3 e lo faccio qua in mezzo, insomma, perché venga proprio al centro. Scusate, qui mi si è rotta un po' la carta nel toglierlo, ok, e le prendo tutte e due in questo modo. Se volete vi fate un segno per non sbagliarvi, io vado in mezzo e faccio così, vedete? Ora con un biadesivo vado a incollare la mia scatola soltanto, do il biadesivo per prima cosa solo in mezzo, vado a posizionare, perché questo è 3 e 3. Allora dobbiamo vedere dov'è la nostra scritta, metterla in questo modo, io mi sono sbagliata, e dare e incollare la nostra scatola, ma dobbiamo incollarla, mi raccomando, che deve essere l'apertura e la scritta deve essere da questa parte, quindi teniamo la scritta così, incolliamo così, attacchiamo a metà dove andare e poi diamo un po' di biadesivo anche qua e attacchiamo in questo modo, vedete? Così. Qui andremo a metterci un nastrino, io in questo caso uso questo, ne taglio, metto così, così, e faccio il mio fichettino. In questo modo, ecco qua,
per tenere chiusa la nostra scatolina. Io spero che questo video vi sia stato di aiuto e questa è una scatolina semplice, però si possono fare diversi tipi. Se il video vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto, mettete pollice in su e metterò tutti i riferimenti di dove dovete comprare questi cartoncini, che è creativamenteplotter.it, ma poi vi metto il link e ciao al prossimo video.